Salve ragazzi, rieccoci, scusate il ritardo. Allora, questo è il commento di Roma Bateboliso, la Roma ce l'ha fatta, è riuscita a passare il turno, diciamo non è riuscita a passare il turno in maniera tranquilla vincendo 2-3-0, anzi la partita in certi momenti la Roma poteva andare sicuramente sotto se il Bate non si mangiava quell'occasione, però bisogna dire che anche la Roma ha avuto le sue occasioni per segnare. Però quella del Bate Borisov è clamorosa, dove Szczęsny è stato molto bravo, ma il giocatore del Bate da lì la deve mettere dentro per forza, non può sbagliare, non può assolutamente sbagliare. Invece ha sbagliato e Szczęsny è stato molto bravo. Comunque bisogna dare il merito al portiere che è stato bravissimo. E quindi la partita diciamo che è stata sempre un pochino in bilico, contropiede da una parte, contropiede dall'altra, eccetera, eccetera. Da un certo punto di vista sembrava che, dal punto di vista del contropiede, sembrava che il Bate potesse segnare da un momento all'altro. Poi la Roma faceva il contropiede, scusate il gioco di parole, il contropiede, faceva sempre il contropiede al Bate e viceversa, il Bate faceva il contropiede alla Roma. Le squadre erano molto lunghe a un certo punto durante la partita. Ovviamente lo spettacolo ne beneficiava, però ovviamente il rischio era tanto per tutte e due. Diciamo che si sono mangiati tanti gol. Florenzi, secondo me, si è mangiato un gol. Si è mangiato un gol abbastanza clamoroso. Salah, secondo me, si è mangiato un gol anche lui. Poi io quando giravo un po', vedevo un po' la Roma e poi vedevo un pochino, no, e Bayer Leverkusen, Barcellona. Quindi la Roma, se è passata, lo deve al Barcellona. Deve ringraziare il Barcellona che ovviamente ha messo tante riserve, però il Barcellona non ha ceduto al Leverkusen, anche se diciamo che il Leverkusen magari poteva meritare di vincere per quello che ho visto. Invece la partita è finita solo 1-1, il Leverkusen ha sfiorato in due occasioni il gol quasi alla fine. E niente ragazzi, però il momento della Roma, ragazzi, lo dimostrano i fischi al fischio finale dell'arbitro. Io sinceramente penso che sia la prima volta in 14 anni che seguo il calcio che sento praticamente dei tifosi dove la sua squadra passa il turno e va agli ottavi di finale e loro fischiano. Questo dimostra il momento della Roma. Dimostra il momento della Roma. Poi diciamo, ragazzi, che dobbiamo dire ovviamente che scusate, comunque sono 13 anni che seguo il calcio, non 14, 13. Vabbè, comunque. La cosa importante da dire è che la Roma non ha convinto, comunque, non ha convinto. Garcia ha parlato tanto di vittorie, di vittorie, di vittorie, però la vittoria non è avvenuta. Molto diverso il cammino della Roma da quello della Juve. La Juve è stata tranquilla fino all'ultima giornata, sapendo già di essere passata, si è giocata al primo posto e per tanti episodi di imprecisione e anche sfortuna la Juve passa da seconda, però la Juve sapeva già che era passata. La Roma invece ha dovuto stentare fino all'ultimo e purtroppo, ragazzi, stentare fino all'ultimo può essere un problema. Può essere un problema. Può essere un problema perché il mio parere è che sinceramente il Bate Borisov è una squadra scarsa, abbastanza scarsa. Se c'era una squadra un po' più forte, un gol alla Roma glielo faceva. Quindi questo deve far pensare cosa potrà succedere, perché tutti hanno paura che la Juventus prenda lo squadrone, ma lo squadrone lo può prendere anche la Roma. E ha molte più possibilità la Juve di passare con uno squadrone che la Roma di passare con una squadra meno forte, perché la Roma in questo periodo è in difficoltà, in difficoltà. Ragazzi, questo è tutto e ci rivediamo al prossimo commento, che è quello di Lazio-Saint-Étienne. Saint-Étienne Lazio, scusate, ciao ragazzi e forza Juve.